Il professore Federotti. Signor Presidente, lei è eletta per acclamazione, abbiamo il Presidente. Signora, signori, no, io devo presentare un libro serio e poi anche un libro così sottile, così, è un libretto, è un Aureus Libellus, come dicevano i nostri grandi padri greci e latini, un libretto aureo. Perché? Beh, perché tratta di un tema, e questo direi che è il primo punto da scartare, da approfondire. Comunque tratta di un tema di cui tutti parlano. Quando un tema diventa luogo comune, si avvicina al luogo di perdizione. Un grande scrittore francese, Léon Blois, che nessuno conosce, diceva le lieux communs sont des lieux de sens, cioè i luoghi comuni sono dei gabinetti, lieux de sens. Persino il Parlamento parla della parità di genere, quando il Presidente, quando l'ufficialità famosa per arrivare con secoli di ritardo parla di un tema, vuol dire che il tema è finito, niente affatto. La bellezza, la novità di questo libro è che parla un tema di attualità, ma non è a rimorchio dell'attualità. In che senso? Io non ho molti minuti a disposizione, però vorrei fare un buon uso. Un vero libro, è grande o piccolo che sia, è sempre qualcosa che fa mangiare le mani a qualcuno. Che cos'è che dice di nuovo questo libro? Che cos'è che dice di nuovo, prendo rispetto, per carità, la Presidente, Presidente della Rai ha un nome un po' inquietante, per lì non ricordo la... Che cosa significa? Perché, ecco, tutti parlano in nome della legge, come se fosse possibile mutare il costume con dei decreti legge. Perché questo? L'ha già accennato, la Donetta l'ha accennato, una tale eccellenza, nessuno ci ha capito niente. Perché questa è una cultura afflitta e affetta da ottimismo normativo. Che cos'è l'ottimismo normativo? Mi spiego subito. L'ottimismo normativo è quella tale posizione, quella tendenza a credere, a ritenere che un problema reale, esperito, sentito di ogni giorno, questo problema possa venire risolto con una legge e basta. Fatta la legge, il problema è risolto. Abbiamo non a caso una Costituzione, giusto per la Costituzione importante, chiunque nel 1946 fosse già di età matura, adesso però non voglio darvi l'impressione che state guardando un reperto teologico. Ho notato in effetti, ho notato in qualche occhio qualcosa come un lampo di sorpresa, no, beh sì, un po' archeologico siamo tutti, come diceva Marcel Proust, non siamo tutti morti, tanto c'è un fuso, siamo tutti morti che aspettano di entrare in funzione. Chiunque voglia in qualche modo fare gesti scaramantici è perfettamente ho notato benissimo, carità. Niente, l'ottimismo normativo è in realtà il tipico difetto di un paese di azzeccagarbugli e di regulei, specializzati in fondo nel ritenere che la realtà sia troppo, diciamo, difficile, contorta, complessa, molto meglio ridurla a un concetto molto chiaro, anche se non morde nella realtà vera, a una sorta di enunciazione giuridica. Pensate che oggi, nell'Europa di oggi, la Francia, credo l'Inghilterra, tra l'altro, parlavo prima della nostra Costituzione, che va rispettata, che è importante, eccetera, eccetera, però è una Costituzione perfezionistica in cui tutto è previsto dal pieno impiego alla difesa del paesaggio, solo che non capita nulla nella realtà. L'Inghilterra, che meno male, a partire da Cromwell, è la cura della democrazia moderna, non ha una Costituzione, ha soltanto dei Bills of Rights, cioè delle leggi particolari che garantiscono il cittadino rispetto a certi problemi, per esempio l'habeas corpus, nessuno può essere arrestato se non c'è la prova del diritto. Molto bene. Mi pare che l'Inghilterra quindi ha sui libri 8.000 leggi,
si calcola la Francia ne abbia 12.000, la Germania 10.000, l'Italia ha ben 150.000 leggi sui libri, quasi tutte in contraddizione l'una con l'altra, spesso diciamo scritte in un italiano assolutamente incomprensibile, che farebbe la gioia di qualunque etruscologo. Pensate che prendo chi abbia avuto un incidente viene di noi, mi viene in mente, non vorrei mancare di rispetto, se qui ci sono dei giuristi, io sono sociologo, quindi evidentemente chi abbia avuto un incidente viene indicato come unità disastrata. Penso, che cosa significa questo? Significa che con le migliori intenzioni noi, e questo mi ha molto interessato nello scartafaccio portatemi dall'autrice prima che fosse splendidamente pubblicato. Dov'è l'editore? No? Ah, oh, più modesto ancora dell'autrice che altro. Ho capito che era un libro diverso, perché proprio per questo, perché era il frutto di una ricerca sul campo. Gli intellettuali italiani sono così sicuri di sé che sono rispetto alla propria società come dei separati in casa, non vogliono essere toccati dalla loro società, dalle loro idee iperuranie, così. Pensano che hanno già risolto tutto e che pensano che in fondo, che senso ha interrogare le persone quando uno sa già tutto, un intellettuale che si rispetti non ha bisogno di interrogare il volgo. Questo libro rovescia questa prospettiva. Primo punto, vi prego di leggerlo, ma intanto comprarlo, perché fare un libro è molto difficile, se lo pubblicare non parliamo, vendere un libro è diventato quasi impossibile. Poi oggi potete vendere immagini, eccetera. Il libro, io ecco, quando mi è stato detto dall'autrice, ma verrebbe, ma come? Cioè, non vorrei rovinarmi i prossimi pochi anni di vita che ho davanti, o pochi mesi, ma se uno mi chiede di presentare un libro, io parto dalla terra del fuego, non si dica ancora no, perché sono pronto a fargli la respirazione a bocca, perché il libro sta morendo, sta avendo il predominio. Naturalmente questo è quello che si dice in canto, la vena funebre irlandese, però voi sapete che le vene funebre irlandesi sono straordinarie. Io non faccio altro che quando capito o a New York, dove c'è una foto con la Chicago, peggio ancora, non parliamo poi di Dublino, io non perdo una sola vena funebre, perché sono delle feste, ci si ubriaca, si danza, una celebrazione della vita, perché in effetti della morte è la vita. Molto bene. Questo libro perché mi ha interessato? Perché è una ricerca sul campo. Guardate che neppur più sociologi fanno ricerca sul campo, fanno dei bei saggi per vincere il concorso. Certo, quando io li rimprovero per questo, certo, lei concorso, ha vinto il primo concorso, figuriamoci, certo, a lei non interessa, a noi sì, perché in effetti qui siamo il paese estetico, dirò di più, siamo il paese in cui ogni problema etico viene in qualche modo travalicato e ritradotto e ripresentato come atteggiamento estetico. Un problema politico, economico serio diventa una perorazione letteraria, una promessa per l'avvenire. Questo è la ricerca sul campo, al contrario, è l'atteggiamento, richiede un atteggiamento di umiltà e di modesta sottomissione al reale. La presa d'atto di ciò che avviene. La domanda alle persone, per esempio qui sono presenti coloro che sono stati interrogati, non solo, la modestia dell'autrice sfiora, e temo che sfiori il masochismo, perché addirittura il libro Maria Vittoria De Mattei si intitola questo libro come ricerca pilota, è una ricerca sul campo ma solo pilota, una proto-ricerca, un'idea di ricerca, gliel'ho detto io forse questo. Ti prego, non aiutate mai nessuno, perché no good deed goes unpunished, nessuna opera buona andrà impunita. Questo è sicuro. Comunque sia, no. Ci vediamo dopo. Facciamo parlare le docenti. Beh, ma io sono appena cominciato. Ma ho insegnato per 55 anni, continuo a insegnare in tutto il mondo, le università del mondo non hanno. Ah, perché abbiamo i tempi. Io ho terminato, me ne vado perché sono aspettato troppo. Però il problema. No, ho capito.
capisco che voi avete mezzi straordinari per tenermi qui incatenato e come disse che doveva recarsi agli alberi della sua nave, ma non vedo alberi, quindi non è problema. No, volevo semplicemente dire, questo è un ricerca su un campo, qual è la novità? Guardate che se un libro non ha una novità, bisogna incatastrarci, bisogna farlo finire dentro un cestino, e purtroppo non basterebbero i cassonetti per ospitare tutti i libri che si meriterebbero di dire buttati via. Qual è? Rispetto a un Parlamento che parla, rispetto a un Presidente, rispetto a tutti coloro che parlano secondo una prospettiva meramente giuridico-formale, questo libro intacca il costume sulla base della grande assioma, Gian Battista Vico fino ad oggi non possiamo dire, non si può cambiare il costume a colpi di decreti legge, si può, e perché fa, come è questo che mi interessa, ma mi sono, me l'ho spiegato bene, mi interessa il libro solo per questo, cioè mi interessa un libro, una ricerca che intacchico perché capisce che è nel costume, nella formazione che finalmente si può mutare l'atteggiamento e dal diformismo sessuale in dubbio masco-femmina non tradurre, non arrivare a uno stigma di inferiorità sistematico imposto sulla fronte e non solo sulla fronte della femmina, della donna. Cioè, a me veramente devo dire che questa ricerca è molto importante, andrebbe portata e sviluppata su vasta scala in tutta l'Italia, e investire la scuola, il momento delicatissimo, un momento che oggi posso dire va completamente disatteso, perché la socializzazione primaria, che è la fase in cui l'individuo si forma prima di entrare, se potrà entrare, nel mercato del lavoro, quindi la sua primaria rispetto alla secondaria, questa socializzazione primaria, in fondo oggi, è allo sbando. Perché? Ma perché i genitori, la società industriale panlavorista, padre, ma devono lavorare, arrivano a casa stanchi, eccetera. E in fondo la scuola, che dovrebbe essere l'integratrice di questa formazione, eccetera, non funziona. Abbiamo insegnanti, scusate, io non do sempre la colpa, chiamiamoci in causa, abbiamo i professori, abbiamo degli insegnanti demotivati che sognano gli stipendi dei calciatori. Il povero Renzi cercherà di fargli dare qualche euro in più, ma, cioè. E poi abbiamo la scuola, la chiesa, i sindacati, la religione è diventata religiosità personale quando esiste, sindacati, i partiti, niente. A chi è affidata? Questo è il punto del libro, presente e anche sottinteso in taluni passaggi. A chi è affidata la socializzazione primaria? E cioè il cambiamento del costume, l'acquisizione della convinzione profonda della parità, indipendentemente dal sesso. Il valore della persona in quanto tale, indipendentemente dal sé, anche ai mass media, ai media. Ma i media non mediano, Voi li vedete lì appiccicati come francobolli inerti agli schermi, oppure o televisivo, oppure del loro miniaturizzato amore, lo chiamano amoralmente il telefonino, no? Il telefonino di tutto, cioè, i videogiochi, signori. Lasciamo la nostra giovanissima generazione nell'età più sensibile della formazione primaria, nelle mani di mezzi di comunicazione eticamente responsabili, senza filtri selettivi, senza la critica delle fonti, in cui si trova di tutto, dal discorso del Papa alla pedofilia delle zone, alle scene più atroci di violenza. Siamo cioè in presenza di un disorientamento quasi totale. E poi lo si vede anche dalla cronaca, lo si desume dalla pratica di vita. Ecco, il libro ha questa importanza, richiama questa grave responsabilità. Io mi fermo a questo punto perché dovrei... Dopo ti faccio una... Sì, certo. Mi fermo a questo punto che dovrei naturalmente allora interrogarmi, ma come mai le grandi istituzioni di una società multisecolare comunitaria, eccetera, una società tra l'altro antichissima, 30 secoli di storia, ma con una struttura politica recentissima, 150 anni, poco più, come mai nessuno interviene?
ne parliamo dopo, se volete, poco dopo, perché le grandi istruzioni, e per tutto il chiamo in causa, ovviamente la Chiesa Cattolica, e soprattutto il soave Papa Emerito, Papa Ratzinger, un grande studioso, bibliotecario, in un certo senso molto congeniale, molto compatibile, ha trovato nei testi biblici la grande giustificazione della relativa inferiorità, no, del subordine della donna rispetto all'uomo, quando ha letto una parola ebraica che mi permetto di citare, cosa fa? Ezea! Quando Dio, visto il tuo povero Adamo che veramente si grattava le ginocchia, non sapevo che fare, per dargli un aiuto gli prende una costola, eccetera, e fa la donna come Eze. Cos'è Eze? Eze in ebraico vuol dire aiuto. Questo è il punto. Stiamo attenti, che tipo d'aiuto? Essenziale, secondo me, fondamentale. E oggi, termino, oggi nel momento in cui l'aiuto esce dalla posizione sua, e ormai ovunque, nel momento in cui le donne rompono, e ormai sono dappertutto, manca solo la Formula 1, no? Io ho la Formula 1, ma ci sono mai anche le direttrici d'orchestra, direi. In quel momento l'uomo perde la sua secolare sicurezza, si rivela per l'omuncolo antropoide vacillante, caracollante, incerto. E allora che fa? Come tutti i deboli, quando la moglie, quando è messo a rischio il rapporto di proprietà della donna, il sangue, l'ammazzo, non ce l'ho io, non sei con me, non sei per nessuno, perché sei la mia proprietà, il mio garage, la mia automobile, la mia casa, i miei figli, la mia donna. La Chiesa, da questo punto di vista, se me lo permettete, ha una responsabilità. Grazie molto. Dovunque abbiamo accesso a molte carriere, ma in quella ecclesiale, per esempio. Direi. In quella ecclesiastica ancora no, per esempio, no? Carriere. Le donne sacerdoti, anche con la quale Papa, potete aspettarle all'infinito, potete sognare. Il grande, posso permettere una piccola considerazione in merito. Attraverso informazioni riservate che un sociologo, dato che non conta niente, può sempre ottenere per sbaglio. Le persone che lo reputano appunto così poco importante da poter dire la verità. Ratzinger si è dimesso sostanzialmente perché di fronte all'avanzata e la grande possibilità di proselitismo dell'Islam, il suo sogno, il suo progetto, non era un sogno, un progetto, il suo progetto era quello di unire i cristiani, perché senza l'unione dei cristiani non era possibile, soprattutto in Asia, in Africa e nell'America Latina, sostenere questa pressione. Voi sapete che l'Islam ha una forza incredibile di proselitismo perché non tocca solo un aspetto dell'individuo, ma lo investe, lo fa entrare in una sfera che tocca tutta l'esperienza esistenziale. Ebbene, ha avuto successo Papa Ratzinger con gli anglicani, ma purtroppo, nonostante il regalo fatto della Basilica di San Nicola a Bari ai greci ortodossi, niente da fare, fermi ancora al 1100 l'antica divisione. E di fronte a questo fallimento, questo gentile uomo di studi, questo ex contadino bavarese, si è ritirato in buon ordine, dando luogo a un atto in sé scandaloso, storicamente, diciamo, unico di un Papa ancora vivo, eccetera, perché voi sapete, dalla paternità non ci si può dimettere, così mi disse una volta Paolo VI quando appunto si parlava di questo. E allora, qual è stato anche rispetto alla Chiesa d'Inghilterra, qual è stato l'ostacolo che tuttora le donne? Io veramente quando penso alla Chiesa, se anche uno non crede allo Spirito Santo, perché è una materia di fede, vero? Quindi può anche non crederci, però la Chiesa romana, la Chiesa cattolica apostolica romana ha dato prove di tale abilità, voi pensate, convoltiva da una spallata tremenda
a tutta l'Europa comunista centrale e orientale, il buon Stalin chissà dalla torre, dice dove sono le divisioni del Papa, e invece del Papa non so dire quanto uomo sono, chiamato Carlo Wojtyła, frullato poi. Poi naturalmente ci sono, arrivo questo gentilissimo, e poi quando primo uno è sul palcoscenico, tutto il tempo, Wojtyła. E francamente, come tutti i veri attori, lui era stato un attore da giovane, e parla l'attore, l'attore non ascolta nessuno, perché se cominciasse ad ascoltare qualcuno non sarebbe più un attore. Dopo di lui il bibliotecario, e finalmente fuori dal palcoscenico, fuori dalla biblioteca, noi abbiamo l'uomo che va in piazza, non sappiamo cosa capiterà. La Chiesa è capace di tutto, è capace di fare del figlio del porcaro, Sisto V, grande Sisto V, è incredibile. Giovanni XXIII, a Bergamo proprio, piccola gente, e ti fa Giovanni XXIII, Papa Lucani, uno dei grandi papi, no? Che capisce la portata ecumenica dei processi sociali dovuti anche alla globalizzazione, dovute ai nuovi mezzi di comunicazione elettronicamente assistiti, quindi questa piattezza planetaria la capisce a volo, la capisce come il solo lì, la capisce a fiuto. Noi non sappiamo cosa può capitare, quello che possiamo dire è che per il momento le donne continueranno nella Chiesa a svolgere funzioni importanti. Questo Papa ci ha assicurato che avranno una visibilità maggiore. Immagino che dovranno preparare un maggior numero di vasi di fiori, spegneranno le candele, le accenderanno. Mi ricordano un po' perché facevano le donne, le giovani donne meravigliose, nel 68, io ero d'accordo con gli studenti perché fossi già un barone, no? Non con i loro metodi. Cosa facevano le donne nel 68? Quello che fanno le donne nella nuova Chiesa, le vivandiere. Erano gli angeli del ciclo stile, portavano in giro questo. Ma un momento, no, lavavano, se posso terminare con una nota domestica, lavavano anche la biancheria, purtroppo c'era sempre fretta, la lavavano male, le rivoluzioni puzzano, che è terribile, ora la lavavano male, questo non so, il momento è venuto in cui le donne devono prendere in mano il loro destino e uscire da una posizione di inferiorità che è secolare. La badate, il potere maschilista è terribilmente insidioso quando si sente minacciato, e oggi lo è, stiano attente le donne, c'è un prezzo da pagare, però non si tratta né di sostituire il potere maschilista con un potere femminista, bisogna inventare un nuovo potere al di là del maschilismo e del femminismo, e qui c'è un accenno su questo, il potere fondato sul rispetto e sull'unica regola etica universale planetaria. Tutti gli esseri umani sono esseri umani e come tali vanno accettati, riconosciuti e rispettati. Professor Ferrarotti, secondo lei il processo di immedesimazione? Io ho scritto un libretto qualche tempo fa, si chiamava L'empatia creatrice. Noi siamo, non possiamo vivere nella nostra solitudine, ego e alter sono necessari l'uno all'altro per crescere insieme. Per esempio, io ho sempre ritenuto, scusate se mi alzo in piedi che non riesco a pensare, se no, perché è una questione di circolazione, immagino. Ho sempre pensato che il grande Rousseau, nel contratto sociale, avesse torto quando questo bellissimo libretto, io spero che questo, diciamo, ricerca pilota abbia lo stesso successo. Grazie. Comunque, il contratto sociale di Rousseau comincia con questa frase: l'uomo nasce libero ed è dovunque in catene, anzi ai ferri, dice lui, dalle fea proprio. Non è vero che l'uomo nasce libero e nasce dipendente, ci vuole qualcuno che gli tagli il cordone ombelicale. Adesso scusate, io non sono medico, ma immagino che sia andare in giro con un cordone ombelicale non è una cosa semplice, è meglio tagliarlo. E questo, cioè, identità e alterità sono veramente
due termini, due concetti e due esperienze esistenziali correlativi, però muovere verso l'alto è come entrare in terra sconosciuta. Voi tutti avete viaggiato, ormai tutti viaggiano, in realtà non si viaggia più, si viene catapultati da un paese all'altro, da un continente all'altro. Io ho fatto dei viaggi da giovane, con un vecchio sistema, cioè senza prenotazione, con una valigetta o senza valigia, con un sacchetto così. E però evidentemente noi sappiamo che per esempio seduti accanto alla metropolitana, anche quella di Roma, al subway di New York, al tube di Londra, chi c'è accanto a noi seduto? Può essere un missionario, una persona per bene, un criminale, un delinquente, un terrorista. Questo è il fascino, il grande fascino dell'esistenza, è questa indeterminatezza degli incontri, ego e alter. Quindi andiamo cauti con l'immedesimazione. L'immedesimazione è in sé iscritta nel fatto che noi non possiamo svilupparci e crescere nel deserto. In questo senso siamo esseri umani sociali, ma la socialità non è il frutto di un progetto, bisogna stare molto attenti. La socialità può anche essere nel mondo attuale le cose dette da voi due, da lei Presidente, e non rifiuto, lei è stata, è vero che l'avete acclamato Presidente all'inizio. Stiamo attenti perché ci sono delle dipendenze anche dalla realtà virtuale che oggi impostano addirittura, soprattutto nei giovanotti post-puberi, appena usciti dalla pubertà, possono giungere alla non chiara distinzione tra realtà reale e realtà virtuale. Per cui ci sono dei crimini naturalmente, dei grandi proprietari, dei postriboli televisivi planetari, internet, le grandi pattumiere, scusi, magari è un dirigente dell'Inter, no? Ma sa, dentro lei è già benedetto in anticipo, il Papa ha detto con dono di Dio, io sono sicuro che è un dono per quelli che lo fabbricano, ma io lo so, santo, quelli hanno dei bilanci superiori a quelli di molti stati. Quindi prima cosa la dipendenza, proprio perché siamo sociali, se non c'è l'immedesimazione come esito di un'affinità elettiva, di una scelta, c'è la dipendenza spuria, c'è l'immedesimazione. Ma stiamo attenti, c'è un altro punto delicatissimo, che io offro soltanto, cose su cui vengo riflettendo. Noi, quando io ho parlato delle difficoltà della Chiesa a uscire solo dal racconto della Genesi, e cioè la donna come Ese, la donna come aiuto, al punto che il Papa Ratzinger, che è uno studioso finissimo, ha detto ma anche in fondo Dio è un aiuto per l'uomo e quindi che male c'è che la donna sia un aiuto per l'uomo? Sì, sarò che io posso mandare Dio a quella bestemmiare, ma quello, ma la donna ce l'ho lì e l'ammazzo, cioè se non mi va là su. Bisogna stare molto attenti a questo punto delicato. L'empatia creatrice presuppone evidentemente un incontro basato su profonde congenialità che possono accadere o non accadere e che comunque vanno verificate. Tuttavia la socialità dell'individuo per crescere è fondamentale. E qui c'è un errore che è stato fatto dai miei colleghi e che io anche ho fatto da giovane. La confusione fra potere e autorità. Il potere schiaccia, l'autorità fa crescere, perché l'autorità viene dal latino augere, aumentare. Salvo che c'è la perversione dell'autorità in autorità autoritaria e non autorevole. L'autorevole, voi lo sapete. Come si fa a essere autorevole? Non so. Comunque, questo è il secondo. Le grandi strutture spirituali, burocratiche, da cui dipende la nostra storia, che l'hanno fatta, sono ancora ferme, a mio sommesso parere, ma può darsi che mi sbagli, alla lezione di San Paolo. Per San Paolo
le donne devono stare zitte in chiesa, sia le antemuriere in ecclesia. Non solo, questo è un punto delicato, cioè, la sua idea è che in realtà, per esempio, il matrimonio, per l'unione uomo-donna, finisca come duo in carne una, cioè due esseri in una sola carne. Ma questo, cari miei, chi è sopra e chi è sotto? Pone il problema di nuovo chi agisce e chi subisce. No, è per difendere la famiglia. No, la famiglia non va difesa come unione, ma come comunicazione sullo stesso piano. No, non è l'unione. La famiglia è finita come l'unione. Il porto tranquillo, tranquillo. Il nido, un nido di vipere, vittima della propaganda di bisogni fittizi, della pubblicità esterna. La famiglia, come non unione ma comunicazione, non solo rispetto della donna legato, e qui bisogna andare al di là del dogma. Il dogma dell'Immacolata Concezione vuol dire che hanno gettato fango sull'origine della vita. Sì. Se la Madonna è innocente, le altre donne cosa sono? Se la Madonna è immacolata, le altre che sono figlio su prostitute? Oh, lo so che questo, non lo direi in pubblico, lo dico qui perché ormai si è formata un'aria così conviviale. Che cos'è? Hanno gettato fango sull'origine della vita. Questo è un punto delicatissimo. E ciò che gli uomini non possono perdonare alle donne. Hanno parlato Freud, il buon grande, povero Freud, nel suo piccolo vicolo. La sua casa a Vienna, Freud, a cui scrivevano il fisco di Vienna, mandò una lettera a Freud dicendo: come mai lei, professor, dichiara così poco a noi, al fisco austriaco, mentre la sua fama è grande, eccetera. Lui dice: signore, io vi ringrazio, ma la mia fama comincia, non è in Austria, comincia dai confini dell'Austria in poi. Questo è straordinario. L'invidia del pene, un fico secco, l'invidia dell'utero, questo è il punto. È che noi parliamo, eccetera, un'inseminazione artificiale, un sacco di balle, però le donne hanno un realismo tremendo perché hanno le loro radici che affondano nella procreazione della vita e nella perpetuazione dell'umanità. E noi uomini chi siamo oggi, soprattutto quando voi sarete pienamente, avrete conquistato la piena parità e oltre, siamo dei poveretti poeti astratti che vagoliamo in giro caracollando, tenendoci lungo i muri, piedi. Questo è il punto, è il vero momento tragico di questa nostra, so che dire civiltà, comunque modo di vita non è una civiltà. Qual è? È che abbiamo scambiato i valori strumentali per valori finali. I valori finali sono la vita, la colonizzazione di coloro e le donne che portano avanti la vita. E gli uomini e le donne, quando si incontrano nei momenti felici, devono in qualche modo, allora sì, trovare non due in una sola carne, ma due individui distinti in grado di comunicare l'uno con l'altro su un piede di assoluta parità. Questa è forse musica da avvenire. Io non credo ci arriveremo molto presto, però vale la pena di impegnarsi a fondo. In che modo? Facendo delle leggi? No! Perché il costume non si cambia con le leggi, partendo dalle basi della socializzazione primaria, del processo educativo, al di là della pedagogica, della sberla, andare poco a poco a formare nuovi esseri umani che scoprono nella diversità la gioia dell'incontro, dell'inedito, e che finalmente realizzino che ognuno di noi è necessario agli altri, e tutti gli altri sono per noi presenze indispensabili. Molte grazie, avete detto delle cose molto belle.